Un incendio sviluppatosi questa mattina a Motta Santa Anastasia poteva avere conseguenze più gravi se non fosse stato per la tempestività dell'intervento dei vigili del fuoco. Distrutta una macchina ed una stanza adibita a cucina, messe in sicurezza diverse bombole del gas. Vediamo. Paura all'alba di questa mattina a Motta Santa Anastasia per un incendio che si è sviluppato in un cortile che ha interessato una macchina sostata sotto una tettoia che era adibita anche a cucina rustica. L'incendio ha creato seri danni distruggendo tutto quello che vi era all'interno. I residenti della palazzina di pertinenza sono rimasti bloccati a causa delle fiamme. Ad intervenire tempestivamente sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno provveduto a domare l'incendio e a riportare le condizioni di sicurezza. I pompieri hanno tirato fuori e messo in sicurezza diverse bombole del gas, una situazione che poteva avere conseguenze ben più gravi se non fosse stato per la tempestività di intervento dei vigili del fuoco. E a rimarcare questo è il coordinatore regionale del sindacato USB dei vigili del fuoco, Carmelo Barbagallo. Ancora una volta solo il caso scongiura la tragedia. A causa di un incendio di un garage dove all'interno si trovavano diverse bombole, solo la tempestività della squadra di Paternò, del distaccamento nord di Catania, autoscala e autobotte, ha permesso che questo incendio venisse spento in tempi consoni. Ricordiamo che questi distaccamenti per il sottodimensionamento vengono chiusi spesso e volentieri. Noi, attraverso missive ai sindaci, al dipartimento, chiediamo che tutti i distaccamenti che espletano più di 1.100 interventi l'anno vengano riclassificati a massima categoria SD5. Stessa cosa per i nuclei specialistici, quale il nucleo sommozzatori di Catania. Noi, come USB Vigili del Fuoco, continueremo a lottare per far sì che la Sicilia abbia un dispositivo di soccorso efficiente e tempestivo per il nostro territorio.